Buongiorno a tutti e benvenuti al terzo webinar della Regione Marche. Come sappiamo, i webinar rappresentano il momento propedeutico al processo di partecipazione attraverso cui la società civile, nelle sue diverse componenti economiche, culturali e sociali, è chiamata ad accompagnare il percorso di costruzione e di progettazione della strategia regionale di sviluppo sostenibile anche poi per la successiva attuazione. I nostri webinar, sappiamo, hanno l'obiettivo di approfondire il significato di ciascuna delle cinque scelte strategiche che sono state identificate dalla Regione Marche e che sono appunto alla base dell'avvio del processo partecipativo. E come già abbiamo visto nel webinar precedente, così come appunto faremo nei successivi, i webinar sono composti da tre momenti. Un primo momento in cui si cerca di comprendere insieme il significato, i termini appunto che afferiscono al singolo tema trattato e che andremo a sviluppare con il contributo di autorevoli testimoni, cioè esperti del tema che ci aiuteranno appunto ad affrontarlo e a comprendere il senso del tema appunto, nonché quelle che sono un po' lo stato dell'arte, quindi le strategie possibili per affrontarlo a livello nazionale e locale. E entreremo poi nel merito di alcuni casi studio, alcune best practice, alcune esperienze già realizzate in Italia ma anche all'estero, con l'obiettivo di comprendere i possibili modelli di intervento in relazione alla gestione appunto del tema trattato. In questo modo cercheremo di avere ispirazione anche per la successiva fase di coinvolgimento, proprio perché dobbiamo insieme andare a costruire le azioni su cui dovrà lavorare la regione e il territorio. E in ultimo, proprio per entrare poi nel vivo e per consentire il processo partecipativo, nell'ultima parte appunto dei webinar andiamo a comprendere insieme quelli che sono i risultati attesi da parte della regione e quindi macro obiettivi da raggiungere in relazione al tema strategico prescelto e quelli che quindi saranno gli ambiti di confronto con il territorio, su cui appunto gli stakeholder che parteciperanno appunto al processo partecipativo potranno esprimere la loro opinione e contribuire all'identificazione delle azioni che comporranno la strategia regionale. Nel webinar di oggi il tema è quello del cambiamento climatico. I cambiamenti climatici, ormai appunto ne siamo abbastanza consapevoli, sono eventi che provocano perturbazioni agli ecosistemi e a loro volta poi queste perturbazioni degli ecosistemi generano degli impatti spesso non prevedibili anche sulla società e sull'economia. Gli eventi estremi, gli eventi eccezionali estremi e i mutamenti lenti, perché queste sono appunto le due possibilità, le due facce con cui si esprime il cambiamento climatico, possono produrre appunto degli impatti importanti. Si pensi ad esempio all'innalzamento del livello del mare che va a modificare poi gli ecosistemi e produce anche una perdita del valore ambientale, ma può generare anche come conseguenza delle perdite a livello del sistema produttivo e spesso anche sociale. Le principali strategie quindi sul cambiamento climatico riguardano da una parte la mitigazione degli effetti del cambiamento climatico stesso, in primis attraverso la riduzione delle emissioni climalteranti, e dall'altro, proprio perché non è possibile evitare in assoluto il cambiamento climatico, il tema dell'adattamento agli stress che sono appunto indotti dal climate change e quindi la capacità di mutare in qualche modo le condizioni sociali ed economiche per adeguarsi appunto a questi cambiamenti. La scelta strategica, quindi individuata dalla Regione, individua la necessità di creare la capacità sociale di affrontare adeguatamente questi eventi e di sviluppare quindi piani di adattamento dell'economia e della società. Per comprendere quali sono i significati, abbiamo detto, e le possibili soluzioni anche rispetto al tema del cambiamento climatico, ascolteremo quindi il contributo del dottor Zampetti, che è il direttore generale di Legambiente, il quale attraverso alcune domande che gli abbiamo posto ci aiuterà a definire cos'è il cambiamento climatico e quali sono gli effetti sia di tipo ambientale ma anche appunto di conseguenza di carattere sociale ed economico che il climate change può generare nel nostro paese. Ci illustrerà poi infine anche possibili strategie o comunque possibili strumenti che possono in qualche modo favorire quel processo di adattamento per le comunità, ma anche per i settori produttivi, a partire da quelli più esposti, come ad esempio appunto il settore agricolo. Bene, ascoltiamo quindi le parole del dottor Zampetti e ci ritroviamo appunto alla fine del suo intervento.
Oggi il cambiamento climatico è sicuramente una delle più grandi emergenze a scala globale che ci troviamo ad affrontare. Col termine si intende dire, diciamo, tutti quei processi afferenti al clima, quindi causati dalle variazioni del clima, che sono imputabili però a emissioni, azioni, inquinamento e emissioni da parte dell'uomo, per cui non tanto con le variazioni climatiche naturali che hanno fatto fino ad oggi la storia del nostro pianeta, quanto invece quelle anomalie sulle variazioni climatiche naturali che sono invece afferibili direttamente all'attività dell'uomo. Questo è il cambiamento climatico, così come lo definiamo noi e così come viene inteso quando si parla della sfida del cambiamento climatico e della sfida del clima come priorità politica e come priorità di intervento ambientale del nostro mondo in questa fase particolare in cui ci troviamo. È chiaramente un fenomeno a scala globale, quindi diciamo, abbiamo oggi diciamo, di fronte a questa sfida l'impegno, o meglio dovremmo avere l'impegno di tutti quanti i paesi del mondo, ed è un fenomeno che viene causato soprattutto in maniera lampante dalle emissioni di alcuni tipi di gas, di alcuni tipi di sostanze da parte delle nostre attività che sono i cosiddetti gas serra, per cui diciamo, sono i gas che aumentano l'effetto serra, ovvero impediscono alle radiazioni solari di uscire dall'atmosfera, venendo quindi intrappolate negli strati più bassi e quindi poi causano degli aumenti di temperatura con tutto quanto quello che ne deriva. Incrementi di temperatura che sono la base anche degli obiettivi dati sul cambiamento climatico e sono diciamo, uno dei target principali che ci siamo dati in questo momento, ovvero con l'accordo di Parigi siglato di recente da parte di gran parte dei paesi del mondo, ci si è impegnati a non incrementare la temperatura del pianeta, o meglio che l'incremento causato dalle attività umane della temperatura del pianeta non superi 1,5 gradi. Questo è l'impegno che ci siamo presi e questo è l'impegno su cui oggi bisogna basare gran parte delle iniziative, anche delle misure da intraprendere. Questo aumento di temperatura ad oggi invece è aumentato di molto, è aumentato anche, diciamo, e rischia di aumentare ancora di più se non si fanno interventi concreti, e ad oggi ha causato diversi effetti, a seconda delle latitudini a cui si verifica, anche a seconda, diciamo, dei paesi che vengono coinvolti e di quelle che sono le condizioni del territorio in cui opera. Oggi il cambiamento climatico si riflette con un vero e proprio rischio climatico sul nostro pianeta, un rischio che va dagli eventi meteorici estremi, come uragani, trombe d'aria, tifoni, ma anche alluvioni, esondazioni di corsi d'acqua, frane, insomma, diciamo, tutti quei fenomeni che stiamo vedendo anche in questi ultimi giorni nel nostro paese, fino poi ad arrivare agli effetti, diciamo, soprattutto all'interno delle città, di temperature molto elevate, con gravi danni sulla salute delle persone che vivono all'interno degli ambienti urbani, fino ad arrivare poi a tutta una serie di conseguenze meno dirette ma altrettanto gravi, come per esempio la desertificazione dei suoli, le crisi idriche, la carenza d'acqua in ampie parti del nostro paese, o addirittura la scomparsa di ecosistemi molto importanti o di ambienti naturali estremamente rilevanti, come per esempio per quanto riguarda l'Italia, tutto quanto il sistema di ghiacciai nell'arco alpino. Legambiente l'ultimo anno ha dedicato a questo una campagna che si chiama La Carovana dei Ghiacciai, conclusasi proprio nella fine dell'agosto 2020, e insieme al Comitato Glaciologico Italiano abbiamo rilevato quanto evidente sia nel nostro paese la perdita di ghiacciai di questo importantissimo ecosistema negli ultimi anni, con diversi metri di arretramento e diversi metri di riduzione dello spessore dei ghiacciai, anche misurati anche appunto nel giro di un anno o di poco più. Alla base delle grandi emergenze ambientali e soprattutto come conseguenza delle grandi trasformazioni nell'ambiente in cui viviamo, ci sono sempre anche trasformazioni di tipo sociale e di tipo economico. Questa relazione che appare scontata e sembrerebbe immediata, purtroppo non lo è. E questa mancanza di connessione tra quelle che sono le condizioni ambientali con le conseguenze anche sociali ed economiche per le comunità che le subiscono, è sicuramente una delle più grandi carenze anche come dire, della politica e alla base delle decisioni anche strategiche e di sviluppo che si stanno prendendo in questo momento. Mentre invece le connessioni sono molto strette e la relazione tra ambiente, sociale ed economia è una relazione ormai consolidata e che dovremmo dare per assodata. Il cambiamento climatico è un fenomeno che riguarda tanti settori, dalle risorse idriche alla fertilità dei suoli, al rischio
che si vive su alcuni territori, come per esempio il rischio idrogeologico sempre più acuito, ma anche il rischio di, appunto, diciamo, di eventi meteorici estremi che vanno a colpire alcune aree del nostro paese. Chiaramente tutti quanti questi fenomeni generano, anche in un paese come il nostro, che sicuramente non è un paese, diciamo, come alcuni paesi più esposti al tema del rischio climatico, per esempio alcuni paesi subsahariani, oppure alcuni paesi che si trovano a rischio di innalzamento del mare, ma anche in un paese come l'Italia generano un rischio anche per le comunità che lo vivono. Più volte noi come Lega Ambiente abbiamo messo in luce i dati del nostro osservatorio, un osservatorio che si chiama Città Clima, che mette in evidenza quello che succede anno dopo anno all'interno dei nostri ambienti urbani, ma al tempo stesso gli stessi fenomeni dobbiamo andarli a misurare anche negli ambienti extraurbani, per quanto riguarda, diciamo, le conseguenze gravi che può avere un fenomeno come questo. Dal punto di vista economico, cito l'esempio del tema dell'acqua come esempio principale, per poi arrivare anche ad alcuni esempi di altro tipo. Il clima sta stravolgendo e chiaramente ha stravolto anche la disponibilità di acqua nel nostro paese. Piogge sempre più incisive, sempre più intense, ma in tempi sempre più brevi, che causano una difficoltà anche di assorbire l'acqua e spesso quindi portano a dei fenomeni di esondazione e di rischio, ma purtroppo non portano a un rifascimento anche delle falde e quindi quella che è la necessità idrica del nostro paese. E lo vediamo anche con un territorio come quello dell'area padana, dell'area del nord Italia, che dal 2003-2007 ha iniziato a subire ormai ciclicamente, potremmo dire quasi annualmente, delle importanti emergenze idriche, con danni molto rilevanti anche sull'agricoltura, ad esempio. Un altro problema economico che può crearsi all'interno dell'Italia è quello dei danni causati dal maltempo e danni causati dal rischio idrogeologico. Il nostro paese è un paese fortemente a rischio per le sue caratteristiche geologiche e naturali, ma negli ultimi anni questo rischio è addirittura aumentato invece che essere diminuito. Oggi abbiamo diversi milioni di cittadini italiani, circa 7 milioni di italiani che vivono in zone ad alto livello di rischio idrogeologico, e questi fenomeni, quando si verificano, causano distruzione di abitazioni, di infrastrutture, di reti di distribuzione di energia elettrica, piuttosto che di metropolitane o di ferrovie. E tutto questo con grandissimi danni stimati negli ultimi decenni addirittura in diverse decine di miliardi di euro. Tutto questo per far capire come anche su questo poi siamo spesso costretti ad investire e spendere risorse economiche in riparazione dei danni causati dalle emergenze, piuttosto che invece poter investire in politiche di prevenzione o in altre politiche di sviluppo territoriale. Sempre dal punto di vista economico, un altro fenomeno estremamente rilevante che si verifica appunto sempre più di frequente è quello anche per quanto riguarda l'agricoltura. Emergenze idrogeologiche unite a fenomeni di siccità, fenomeni di siccità causano un settore come l'agricolo sempre più danni a una produzione, diciamo, importante di qualità come quella italiana, unita anche all'aumento di temperature e al fatto di ingresso all'interno del nostro paese anche di specie alloctone, di alcuni insetti che prima non erano presenti, e tutto questo va a infestare un settore appunto già fortemente esposto come quello agricolo, causando spesso anche danni economici sulle aziende che operano nel settore stesso. Chiaramente il cambiamento climatico, con questi gravi effetti che provoca sul territorio, ha anche una forte rilevanza sociale, perché spesso quando parliamo di emergenza climatica parliamo di territori più colpiti. Spesso i territori più colpiti sono anche quelle che sono definite come aree marginali, sono le aree meno attrezzate a subire e a essere resilienti al cambiamento climatico, sono le aree in cui sono anche meno servizi e meno difese per far fronte a questi fenomeni naturali, e tutto questo si riflette quindi sulle aree più periferiche per quanto riguarda l'ambiente urbano, ma anche su quelle aree marginali come per esempio le aree interne per quanto riguarda il nostro territorio. Quindi spesso gli effetti più devastanti del cambiamento climatico e al tempo stesso anche, diciamo, i territori meno difesi ad affrontarli coincidono. E questo fa sì che abbiamo oggi delle comunità, delle categorie di persone che sono particolarmente soggette al tema del cambiamento climatico, e su cui oggi è importante intervenire prima che su altre comunità, su altri settori. In particolar modo nell'ambiente urbano, mi riferisco alle periferie, dove spesso la mancanza di aree verdi, piuttosto che la mancanza di servizi, fa sì che
a fronte di un evento estremo ci siano molti più effetti anche sulla salute, anche di tipo sanitario, e quindi che colpiscono direttamente le persone. Ma andando a estendere il nostro sguardo anche a livello internazionale, oggi abbiamo tantissime persone che si avvicinano al nostro paese, che entrano nel nostro paese e che oggi spesso non vengono compresi come veri e propri migranti ambientali, ma che lo fanno perché nel loro territorio, nella terra da cui vengono, da cui provengono, non ci sono più le condizioni ambientali e naturali per riuscire a sopravvivere, a vivere, a portare avanti le attività. Spesso sono persone che hanno perso tutto, hanno perso la casa per eventi estremi, non possono più coltivare i campi a loro disposizione, che si muovono al loro territorio venendo a cercare nel nostro territorio o comunque sia, diciamo, in altri paesi delle condizioni ambientali più rilevanti. Un fenomeno questo che sarà in continua espansione anche nei prossimi anni, a cui dovremo dare risposte, e cui sicuramente la risposta non è soltanto di tipo ambientale, che deve esserci, che dovremo fare per riuscire a mitigare, a ridurre il cambiamento climatico e far fronte anche a questi fenomeni estremi. Ma innanzitutto la risposta che va data anche a questo tipo di fenomeno è una risposta di tipo sociale, di immediato, perché dobbiamo tener conto che questo fenomeno esiste per cause globali, non soltanto cause locali, quindi dobbiamo essere anche noi responsabili nel trovare una soluzione, e soprattutto andrà aumentando nei prossimi anni, per cui delle politiche sociali che tengano conto anche del cambiamento climatico, di quello che porta sulle comunità e sulle persone, sono fondamentali. Il cambiamento climatico si combatte attraverso due azioni: una è la mitigazione, la seconda è l'adattamento. Per mitigazione si intendono tutte quante le azioni che si devono fare per ridurre il fenomeno, e quindi ridurre le emissioni di gas climalteranti, abbandonare le fonti fossili in cambio di energie rinnovabili, aumentare l'efficienza energetica, ovvero ridurre tutte quante quelle attività che oggi contribuiscono a creare il cambiamento climatico e accelerare il cambiamento climatico così come l'abbiamo definito. E c'è poi l'altra gamba di strategia che fa parte dell'azione verso il cambiamento climatico, che è quella dell'adattamento. L'adattamento al cambiamento climatico vuol dire creare dei territori, delle comunità che siano sempre più capaci e più dinamiche nel rispondere agli effetti del cambiamento climatico. Cosa vuol dire? Vuol dire creare dei sistemi che siano in grado di adattarsi, come dice la parola stessa, a quelle che sono le condizioni in cui si trovano oggi, ma in cui si troveranno l'anno prossimo, in cui si troveranno gli scenari previsti da qui ai prossimi 10 anni, 20 anni e 50 anni, così come vengono descritti anche dagli enti di ricerca internazionali rispetto a quello che succederà nel nostro paese e nel mondo a causa del cambiamento climatico. Quindi adattamento vuol dire iniziare a immaginare delle azioni di intervento vere e proprie. Parlare di adattamento vuol dire parlare di infrastrutture, vuol dire parlare di strategie di investimento a livello nazionale e internazionale, vuol dire parlare di ripensamento delle nostre città, di riqualificazione urbana, di tantissimi interventi. Quindi sono è una chiave di lettura, o meglio una chiave di interpretazione dei fenomeni a cui dobbiamo dare risposte oggi, che deve essere alla base di tutte le politiche che mettiamo in campo, in termini, diciamo, nel settore ambientale, ma anche nel settore economico e sociale. Per fare un esempio tangibile, quando parliamo di adattamento, ad esempio ci rivolgiamo al tema del rischio idrogeologico, vuol dire che oggi noi dobbiamo mettere in campo degli interventi lungo i nostri corsi d'acqua, lungo i nostri fiumi, che non siano interventi che vanno a irrigidire ancora di più il corso d'acqua, perché se io oggi costruisco un argine, un muro di contenimento per non far uscire l'acqua di una piena accanto a un fiume, e fra 5 anni, 10 anni il regime di quel fiume sarà cambiato, l'intervento che io ho fatto sarà assolutamente inutile a prevenire il rischio anche fra 5-10 anni, mentre invece l'intervento che devo fare oggi è un intervento di ricreare quelle zone di esondazione, ricreare lo spazio di pertinenza fluviale, in modo tale che qualsiasi siano gli eventi che avvengono anche nei prossimi anni, quel territorio è, come dire, capace di rispondere a quegli eventi in maniera dinamica. Questo è, per fare un esempio puntuale, diciamo, è anche abbastanza tangibile, ma è chiaro che tutto questo poi se andiamo per esempio in ambiente urbano si riflette con degli interventi altrettanto specifici. Ragionare in termini di adattamento al cambiamento climatico in ambiente urbano vuol dire creare una gestione delle acque, ad esempio delle acque meteoriche, diversa. Oggi, diciamo, si creano spesso allagamenti
o abbiamo difficoltà con la rete fognaria, diciamo, o nel drenaggio di queste acque, mentre invece sono grandi città europee che oggi hanno messo in campo una rete di raccolta delle acque meteoriche, impedendo gli allagamenti, quindi facilitando il drenaggio urbano, ma al tempo stesso raccogliendo l'acqua anche per poterla utilizzare nei momenti di grande siccità. Oppure vuol dire intervenire all'interno delle città con aree verdi o con alberature sempre migliori che vadano a mitigare le ondate di calore estive. Oppure vuol dire andare a costruire dei palazzi, degli edifici, partendo dall'edilizia popolare, ma anche pensando agli edifici pubblici, come ad esempio le scuole di cui si parla tanto in questo periodo, in modo tale che siano in grado di essere isolate dall'esterno sia per il caldo che per il freddo, e quindi creare degli edifici sempre più efficaci ed efficienti in cui le persone che ci vivono dentro possono resistere e non subire, ma anzi, diciamo, non percepire in maniera evidente quelli che sono i cambiamenti anche che avvengono all'esterno. Tutti questi sono interventi di adattamento al cambiamento climatico in senso stretto, ovvero creare un territorio e delle città sempre più resilienti a quello che è un fenomeno che creerà delle dinamiche sempre più variabili anche nel nostro futuro. Sempre sul termine adattamento ci sono anche poi delle azioni anche di tipo economico, delle attività, delle realtà su cui dobbiamo investire noi nel nostro paese, perché diciamo investire oggi in attività che possono essere poi e sopravvivere anche nei prossimi anni, ma essere anche responsive e soprattutto strategiche ed efficaci anche rispetto a nuovi scenari, diventa fondamentale. Nel nostro paese ad oggi purtroppo il termine adattamento è ancora un termine ben conosciuto, noto dal punto di vista scientifico e anche, diciamo, presente all'interno dei documenti governativi, così come dei documenti di riferimento da parte del Parlamento, delle istituzioni, delle amministrazioni, ma è ancora un termine sconosciuto dal punto di vista della pianificazione delle politiche. Noi siamo, diciamo, ancora oggi in attesa di un piano di adattamento al clima nazionale, da cui poi dovrebbero derivare dei piani regionali e locali che mettono in campo degli strumenti variabili per riuscire appunto a far fronte a questo fenomeno, nonostante sia già stata scritta una strategia di adattamento al cambiamento climatico, quindi un documento di riferimento nazionale già esiste. Però la differenza tra la strategia e il piano è che mentre la strategia dà, diciamo, l'idea di quello che dovrebbe essere fatto e, come dire, elenca in maniera anche accademica, anche se molto puntuale e corretta, quelli che sono, diciamo, i settori in cui intervenire, poi non dà gli strumenti per farlo, mentre invece il piano è quello che noi stiamo chiedendo da tanto tempo come Lega Ambiente, che auspichiamo venga fatto quanto prima, è quello che ti dà gli strumenti anche economici, di investimenti, di burocrazia, di iter amministrativo, per far sì che l'adattamento diventi anche una politica nazionale e territoriale. Ancora oggi siamo in attesa di questo, nonostante appunto si conoscono molto bene gli effetti negativi del cambiamento climatico sul nostro paese e nonostante molti lo richiedano, non soltanto gli ambientalisti, ma anche molti settori economici, a partire dal settore agricolo, ma anche, diciamo, molti altri, diciamo, settori, anche lo stesso settore turistico o il mondo che vive, ad esempio, di economia in alcune aree particolari del nostro paese. Pensiamo all'area alpina, che è quella forse più colpita, ma pensiamo anche a alcune aree della Sicilia e della Puglia oggi molto colpite ad esempio al fenomeno della desertificazione dei suoli. Ecco, tutto questo, diciamo, oggi è chiesto a gran voce, ma è un vero e proprio piano di adattamento con delle misure, una sua declinazione territoriale, è, diciamo, ancora oggi purtroppo ferma. Sono attivabili, appunto, la strategia attivabile è quella di creare un sistema sempre più resiliente al cambiamento climatico, ma soprattutto noi dobbiamo essere in grado oggi di attivare delle strategie, soprattutto di mettere in campo dei piani che vadano a finanziare quegli interventi che tengano conto dello scenario attuale, che è molto diverso, come dicevo anche prima, rispetto allo scenario di 10 anni fa, e soprattutto che tengano conto di quello che sarà lo scenario fra 10 anni. Fra 20 o fra 50 anni. Oggi è questo che dobbiamo mettere in campo. Per fare anche qui un esempio puntuale, noi oggi abbiamo un settore agricolo che vive ed è stato strutturato e pensato e immaginato su una grande disponibilità di risorse idriche, soprattutto quello dell'area padana, quindi del nord Italia. È un settore agricolo che ha sempre vissuto con una grandissima disponibilità di acqua, dal bacino del Po, i grandi laghi
del nord Italia, che oggi invece si trova ad affrontare diverse emergenze idriche. Appunto, la prima più grande di recente è stata quella del 2003, è andata poi avanti con l'emergenza del 2007 e così via, ormai anno dopo anno si continua a verificare. E tutto questo sarà sempre più evidente anche in futuro, perché se pensiamo al fenomeno di arretramento dei ghiacciai e di riduzione dello spessore dei ghiacciai, che sono la principale riserva idrica per quanto riguarda i grandi laghi del nord Italia, il lago di Garda, il lago Maggiore e gli altri grandi laghi del nord, e così per tutto quanto il bacino del Po, per forza dovremmo andarci a immaginare una carenza di risorsa idrica sempre maggiore. E quindi oggi, ad esempio, una strategia che sul settore agricolo vada a pensare anche all'adattamento al clima, è una strategia che tenga conto di una minore disponibilità di risorsa idrica, che tenga conto di favorire l'agricoltura con minori prelievi di acqua e quindi una maggiore efficacia del sistema irriguo, e al tempo stesso inizia anche a pensare cosa coltivare e quanto coltivarne e quello che è necessario per appunto un mercato agroalimentare di qualità, e quelle invece che sono le coltivazioni che possono essere riconvertite o destinate ad altro. Pensare all'adattamento al clima vuol dire anche pensare al modello in cui noi produciamo energia e soprattutto in cui la distribuiamo. Oggi c'è un grande fronte, un nuovo fronte di dibattito sulla produzione di energia, e quella delle comunità energetiche e quella della produzione di energia da fonti rinnovabili distribuita sul territorio col consumo poi a livello locale. Ecco, questo è un altro esempio di come oggi potremmo iniziare a favorire lo sviluppo di comunità energetiche autonome, indipendenti, che si producono energia da fonti rinnovabili e che soprattutto non vanno incontro a quelli che sono, diciamo, problemi che saranno sempre maggiori anche nei prossimi anni, come quello delle grandi centrali, diciamo appunto, localizzate in alcune aree del paese, spesso che sono alimentate a fonti fossili con grandi reti di distribuzione. Anche questo, che apparentemente non è un vero e proprio intervento di adattamento, ma è un altro esempio di come una strategia oggi energetica debba prevedere anche qui degli scenari che vadano incontro a un nuovo modo di produrre e di consumare energia anche in futuro. Un altro settore molto importante per quanto riguarda l'adattamento al cambiamento climatico è poi quello dell'efficienza energetica in edilizia, perché oggi, diciamo, le aree in cui noi gli edifici in cui viviamo, soprattutto gli edifici popolari in cui vivono le fasce più povere della popolazione, sono spesso edifici non efficienti, che sono estremamente come dire, suscettibili anche alle variazioni di temperatura, dove spesso le condizioni di vita sono sicuramente non di qualità, anzi. E quindi, per esempio, anche in questo caso una strategia di adattamento molto importante, che va sia dal punto di vista ambientale ma anche di sociale, di qualità della vita delle comunità, è quella di iniziare a ripensare i quartieri e l'edilizia a partire appunto da quella popolare e da quella pubblica, per iniziare a far sì che anche in questi luoghi si possa far fronte al cambiamento climatico che ci aspetta. La sfida del clima è una sfida a livello globale. Ci sono oggi, diciamo, tutti i paesi del mondo che si stanno interrogando, alcuni sono andati più avanti, altri sono ancora molto indietro, altri purtroppo continuano a rinnegare il cambiamento climatico e continuano a far finta che non esista, o diciamo a non voler mettere in campo investimenti e politiche che lo riguardano. Però è anche vero che oggi ci sono diversi paesi che invece stanno mettendo in campo delle buone strategie. Modelli di riferimento purtroppo non ce ne sono ancora molti per quanto riguarda gli interventi concreti sul clima. Ci sono però, diciamo, delle intenzioni, delle dichiarazioni interessanti, importanti, che stanno andando verso delle strategie anche che puntano sulle rinnovabili a livello nazionale e su nuovi modelli energetici, che sono sicuramente molto importanti. Noi abbiamo appunto la Germania, paesi come la Germania ha detto di rinunciare al carbone nei prossimi anni, così come anche l'Italia lo ha dichiarato, anche se ancora oggi questo passaggio sta andando un po' a rilento, che sono sempre dei modelli importanti per far sì che le fonti fossili per produrre energia elettrica vengano sempre di più abbandonate a vantaggio, diciamo, di fonti rinnovabili. Il problema appunto è che poi non dobbiamo uscire da una fonte fossile per entrare in un'altra, ma dovremmo invece riuscire a seguire dei modelli che poi vadano verso una produzione di energia veramente nuova e pulita. E su modelli importanti e interessanti per quanto riguarda l'adattamento sono invece quelli di diverse città europee, che noi abbiamo raccolto
nel nostro osservatorio Città Clima, che poi tra l'altro è disponibile online con diversi esempi già messi in campo, e sono tutti quanti quei modelli dove all'interno delle città si è capito che trasformare le città da luoghi rigidi, ovvero di cemento, di palazzi, di infrastrutture che diciamo non risponde in maniera dinamica agli eventi naturali, bisogna invece, alla luce anche del cambiamento climatico, trasformare sempre di più in luoghi dinamici, quindi in luoghi con sempre più aree verdi, con alberature, con sistemi di captazione delle acque, riutilizzo e ricircolo e tanti altri interventi di qualificazione importanti. Ecco, su questo devo dire che diverse città, dalla Germania all'Olanda e quindi diciamo soprattutto il nord Europa, stanno mettendo in campo dei veri e propri piani clima urbani, cittadini, molto molto interessanti, che noi stiamo vedendo con forza e vengono attuati, che venissero attuati anche nel nostro paese. Tra le città italiane forse le più avanti con questo ragionamento sono Bologna e Milano, che hanno fatto, diciamo, Bologna col suo piano clima, Milano ha fatto anche proprio degli interventi, i nuovi quartieri sono già costruiti anche o sono riqualificati con questo spirito alla base. Quello che noi chiediamo è che ci sia una strategia nazionale e delle indicazioni importanti anche all'interno del piano clima, che speriamo arrivi presto, proprio da questo punto di vista. Bene, ringraziamo ancora il nostro testimone, grazie al quale appunto siamo entrati nel merito degli aspetti che descrivono il cambiamento climatico, i suoi effetti e appunto i possibili strumenti da mettere in campo per comprendere come mitigarne gli effetti, ma anche e soprattutto per attivare processi di adattamento da parte delle nostre comunità. E proprio appunto per capire quali possono essere gli strumenti, i modelli, entriamo appunto nel merito del secondo momento dei nostri webinar, che è quello in cui andiamo a raccontare alcuni esempi, alcune best practice, per stimolare chiaramente il confronto poi sul territorio marchigiano e per poter capire quali sono i modelli locali più adatti. E, in particolare, per appunto capire quali possono essere diverse soluzioni, diversi stimoli, abbiamo selezionato tre casi. Il primo è il piano aria clima del comune di Milano, che veniva tra l'altro citato poc'anzi dal dottor Zampetti nel suo intervento. Poi andremo a vedere il progetto Life Help Soil e infine entriamo nel merito del progetto Resilio. Dunque, il piano aria clima del comune di Milano. In particolare ad ottobre del 2019 la Giunta Comunale ha approvato le linee di indirizzo per l'avvio del procedimento di elaborazione del piano aria-clima, uno strumento volto a ridurre l'inquinamento atmosferico, ovviamente a tutela della salute e dell'ambiente, e anche a rispondere all'emergenza climatica. E Milano del resto è una delle città italiane più inquinate, nonostante continui tentativi di arginare quello che è il danno atmosferico e introdurre anche tecnologie sempre nuove di mitigazione, il tema è ancora molto caldo. Pensate che Milano ha già attivato tutta una serie di soluzioni, ad esempio le facciate antismog, la riforestazione urbana, i vasi da balcone che sono in grado di misurare la qualità dell'aria, il car sharing elettrico, insomma tutta una serie di interventi volti proprio a ridurre la CO2 appunto presente nell'aria. Però ciò nonostante, i valori di concentrazione degli inquinanti nell'area cittadina rendono ancora necessario sviluppare e implementare per la città di Milano un insieme di azioni efficaci e soprattutto con un buon rapporto costi-benefici, cioè che consentano anche nel più breve tempo possibile di raggiungere gli obiettivi che ci si è prefissati in termini di riduzione della concentrazione atmosferica senza chiaramente bloccare, come dire, lo sviluppo cittadino. E quindi al fine di massimizzare le sinergie, evitando anche le contraddizioni e le diseconomie che si possono produrre, si è deciso di sviluppare un piano che vada ad integrare le politiche assessorili. Quindi il Comune ha ritenuto opportuno sviluppare questo unico piano, che appunto è il piano aria e clima, che cumula nel medesimo strumento gli obiettivi del piano aria e del piano clima, finalizzato quindi ad individuare alcuni obiettivi comuni da raggiungere. Il primo obiettivo è quello del rispetto dei valori limite della concentrazione di inquinanti atmosferici, scusate, in particolare PM10, PM2.5 e l'NO2, in un breve periodo di tempo, nel più breve periodo di tempo possibile, nonché di rispettare quelle che sono le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità a tutela chiaramente della salute pubblica.
Il secondo obiettivo è quello della riduzione della CO2, con un obiettivo di riduzione del 43% entro il 2030 e con l'ulteriore obiettivo di diventare città carbon neutral nel 2050. E l'ultimo obiettivo posto appunto al varo del piano è la limitazione dell'aumento della temperatura urbana entro i 2 gradi centigradi. Quindi questo è appunto innovativo rispetto alle situazioni ad oggi presenti nelle altre città, perché appunto si è inteso costruire un unico strumento che tenti a questo punto di far convergere le forze e le programmazioni dei diversi assessorati all'interno appunto di un unico piano e con questo triplice obiettivo da raggiungere comunemente. Il piano quindi è uno strumento che vuole da una parte ridurre l'inquinamento atmosferico e dall'altra ovviamente prevenire i cambiamenti climatici e definire quelle che possono essere strategie di adattamento da parte appunto del tessuto cittadino, generando anche ovviamente una serie di tutele e supportando l'inclusione sociale, in particolare chiaramente per le fasce più deboli della popolazione. E esso è inoltre diciamo uno strumento fortemente legato all'azione individuale dei singoli cittadini, ma anche appunto di quelli che possono essere soggetti che possono dare un contributo sul territorio. E quindi per la costruzione del piano aria clima è stato attivato anche un processo partecipativo molto ampio. E in particolare il Comune ha individuato, per il coinvolgimento di appunto quei portatori di interesse che possono dare un contributo tecnico, ad esempio ordini professionali, soggetti economici, ma anche per il coinvolgimento del mondo associativo e dei gruppi informali, 4 laboratori tematici che sono proprio dedicati a quelli che sono gli ambiti di lavoro del piano Aria Clima e con questi appunto laboratori è stata attivata un'attività di mappatura preliminare poi di chi può, di quei soggetti che possono potenzialmente partecipare e dare appunto un contributo. Il piano si articola secondo 10 linee di azione. Promuovere azioni che perseguano l'equità, la salute e la sicurezza e quindi il benessere dei cittadini. Favorire e rendere accessibile a tutti la mobilità pubblica, quindi andando a incentivare l'uso della mobilità pubblica ma anche pedonale ciclabile e ridurre quello che è appunto l'uso del mezzo privato. Stimolare processi di rigenerazione e di rinnovamento del patrimonio edilizio anche per valorizzare chiaramente la qualità edilizia e l'urbanistica del territorio. Promuovere l'utilizzo di risorse rinnovabili in alternativa chiaramente a quelle da fonte fossile. Incrementare in modo significativo il verde e le aree permeabili in città per prevenire chiaramente la formazione anche di isole di calore e andare a ridurre i rischi di allagamento. Proteggere e tutelare il suolo e la sua qualità, limitandone quindi anche il consumo. Valorizzare le risorse idriche, limitando lo spreco e favorendo quindi gli usi sostenibili dell'acqua, favorire l'economia circolare e il riuso, e considerare la sostenibilità come driver fondamentale anche negli appalti pubblici e, non da ultimo, accrescere e rafforzare la consapevolezza di tutti i cittadini rispetto al contributo che ciascuno può dare appunto al raggiungimento degli obiettivi che si pongono alla base del piano, offrendo quindi appunto contributi individuali alla realizzazione dello stesso. Quindi l'idea, diciamo, complessivamente del piano aria clima della città di Milano dovrà essere appunto realizzato e definito entro la fine appunto del 2020 per attivare, avviare appunto quel processo che vede Milano appunto trasformarsi in una green city dove appunto l'innovazione e la sostenibilità possano viaggiare di pari passo, andando chiaramente anche a supportare questo processo di adattamento appunto al cambiamento climatico e ai suoi effetti. Un altro interessante caso è quello del progetto Help Soil. Un altro aspetto abbiamo detto e abbiamo visto anche nel contributo del nostro testimone è quello di produrre l'adattamento al cambiamento climatico per le attività economiche, in particolare appunto per quelle che sono più esposte come l'agricoltura. E questo è il focus del progetto Help Soil, un progetto avviato nel 2013 con l'obiettivo di migliorare le funzioni del suolo e l'adattamento quindi al cambiamento climatico attraverso le tecniche sostenibili di agricoltura conservativa. E parte appunto dell'osservazione del progetto e evidenzia come appunto le tecniche convenzionali dell'agricoltura, seppur possono garantire appunto delle rese produttive molto elevate, spesso hanno forti ripercussioni a livello ambientale.
l'irrigazione, l'uso appunto delle acque, piuttosto che l'uso eccessivo dei fertilizzanti o le emissioni appunto di antiparassitari nell'ambiente, creano, come dire, tutta una serie di effetti che poi appunto vanno ad accentuare quegli effetti del cambiamento climatico. E tutto questo ovviamente pesa fortemente sulle funzioni ecologiche ed ecosistemiche del suolo, diminuendone la resilienza ai cambiamenti climatici, ma anche l'apporto del suolo stesso, appunto, nella sua capacità di catturare il carbonio. Il progetto Life Help Soil quindi ha avuto l'obiettivo di mettere a confronto quella che è l'agricoltura convenzionale con modalità di gestione dei suoli agricoli basati sul principio appunto dell'agricoltura conservativa. Cos'è l'agricoltura conservativa? È l'insieme delle pratiche culturali che hanno l'obiettivo di assicurare una sostenibilità e una stabile produttività, ma al tempo stesso di preservare e rafforzare le risorse agricole ed ambiente. I principi su cui si basa sono sostanzialmente il minimo disturbo del suolo con le lavorazioni, la copertura permanente del suolo stesso e la diversificazione culturale. Il progetto ha in particolare coinvolto 26 aziende agricole, diciamo chiamate aziende dimostrative, delle regioni dell'area della pianura padano-veneta, in particolare quindi tutta l'area che scorre lungo il bacino del Po, dal Friuli Venezia Giulia, il Veneto, l'Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, quindi tutta appunto l'area della pianura padano-veneta. E in queste 26 aziende dimostrative, per 3 annate agrarie, dal 2014 al 2017, sono stati quindi raccolti tutti i dati sulle pratiche colturali e monitorati quindi anche gli indicatori agronomici ed ambientali collegati, allo scopo di valutare quanto appunto le pratiche conservative, adottate appunto al posto di quella agricoltura tradizionale, fossero in grado di incrementare la funzionalità e la fertilità biologica e quanto appunto incidessero sul sequestro di CO2 nel suolo, nonché appunto per andare a verificare lo sviluppo anche dell'agrobiodiversità legata a queste tecniche di coltura. Quali sono i risultati raggiunti? Beh, nel contesto italiano, ma anche a livello europeo, in realtà è dimostrato che le pratiche di agricoltura conservativa rappresentano già di per sé una grande innovazione ed EPSOIL ha fornito ulteriori informazioni, ulteriori dati ed elementi innovativi anche rispetto a questa osservazione, dimostrando proprio l'efficacia delle pratiche agricole conservative relativamente all'irrigazione, ma anche al controllo fitosanitario e alla riduzione dell'erosione appunto in ambiente collinare e quindi ha aggiunto appunto delle informazioni importanti al monitoraggio volto proprio a qualificare il contributo di questa tecnica a livello ambientale e anche nella comprensione delle rese economiche collegate. In questo modo ha fornito quindi un utile spunto anche per la programmazione delle strategie regionali delle aree coinvolte e questo appunto è molto importante perché ha sostenuto e ha portato quindi la programmazione agricola, la tecnica scusata dell'agricoltura conservativa all'interno degli strumenti proprio di programmazione dei territori. Il progetto infatti ha dimostrato come in presenza appunto di differenze ambientali legate anche a diverse tipologie di suolo, no, diverse condizioni morfologiche o anche in presenza di aziende di tipo diverso, quindi in base che siano aziende zootecniche o agricole pure, e comunque l'adozione delle pratiche agricole dell'agricoltura conservativa è possibile e può dare appunto delle risposte molto positive sia sotto il profilo agronomico ed economico che rispetto appunto alla capacità di adattamento al climate change. E quindi considerando anche gli scenari futuri dovuti, come abbiamo detto, al cambiamento climatico e alla sua inesorabilità in qualche modo, le pratiche conservative risultano certamente importanti come strategie di adattamento e di mitigazione in agricoltura. E questo appunto, come dicevamo, è stato osservato per un periodo triennale e ha portato poi nella programmazione successiva per quanto riguarda la regione Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto e Friuli Venezia Giulia, quindi tutto il bacino coinvolto nel progetto, all'inserimento all'interno del PSR 2014-2020 di misure proprio a supporto dell'agricoltura conservativa, dando quindi una concreta garanzia per la diffusione di queste pratiche a livello appunto dei territori. E inoltre il progetto si è concluso con la pubblicazione di alcune linee guida per l'applicazione, scusate, la diffusione dell'agricoltura conservativa, che sono appunto documento pubblico fruibile e che in qualche modo dimostrano quello che è stato appunto l'interessante esito del progetto.
E tenete conto che Ipsoil è stato riconosciuto dalla Commissione europea come un best life, proprio per la sua importanza, per la rilevanza dei risultati raggiunti e per la sua chiaramente possibilità di essere replicato anche in territori con caratteristiche diverse. Questo quindi vede oggi attiva una rete di aziende che in qualche modo possono appunto far leva su questa esperienza del progetto realizzato e possono integrare appunto all'interno delle proprie organizzazioni queste tecniche di agricoltura. E veniamo all'ultimo esempio di oggi, che è il progetto Resilio. Quindi abbiamo visto appunto quelli che possono essere modelli di adattamento per quanto riguarda le città, ma anche per quanto riguarda le attività agricole. C'è anche un altro tema importante, che è quello appunto dell'adattamento, come dire, anche dal punto di vista degli edifici, delle abitazioni, rispetto a quelli che possono essere gli effetti del climate change nelle nostre città. In particolare, il progetto Resilio si colloca all'interno dello Urban Innovative Action, scusate, che è un'iniziativa dell'Unione Europea che fornisce alle aree urbane di tutta Europa risorse per testare soluzioni nuove che in qualche modo possano affrontare le nuove sfide urbane, appunto. Il progetto è stato avviato nella città di Amsterdam, per rispondere al problema delle piogge sempre più frequenti e intense, ma anche al contempo, come sappiamo, come capita anche nella nostra città, per rispondere alle temperature, che sono sempre più elevate e quindi producono ondate di calore in città. Quindi, di fronte appunto a queste problematiche, per affrontare queste problematiche, il progetto Resilio prevede la costruzione di 10.000 metri quadri di tetti cosiddetti intelligenti blu e verdi, che aiuteranno cioè la città ad adattarsi appunto al cambiamento climatico e all'impatto delle forte piogge, ma anche appunto dell'effetto del calore urbano e della siccità che in qualche modo si genera nei periodi più caldi dell'anno. Come lo farà appunto il progetto? L'acqua piovana in eccesso, dovuta appunto alle piogge sempre più intense, viene raccolta sotto uno strato di piante e sul tetto appunto delle abitazioni, andando quindi a generare con tempo un bacino appunto di accumulo d'acqua, ma anche la possibilità di raffrescamento dei tetti stessi quando le temperature ovviamente salgono, diciamo, nei periodi più caldi, nei periodi estivi. E nel contempo questi bacini d'acqua che si vanno a produrre con l'accumulo dell'acqua piovana in eccesso possono essere impiegati e possono diventare una risposta ai periodi appunto di siccità estrema. E, chiaramente, avendo appunto dei tetti verdi, dei tetti appunto alberati, complessivamente l'effetto è anche quello di aumentare, di creare una nuova biodiversità nelle città. Quindi, come funzionano questi tetti intelligenti? I tetti hanno un controllo intelligente appunto del flusso che anticipa, basandosi anche su quelle che sono le previsioni meteorologiche, le forti piogge o le fasi di siccità. E quindi il tetto appunto si attiva rilasciando, trattenendo l'acqua di conseguenza in base a quello appunto che è il ciclo previsto. I tetti saranno infatti collegati in rete e consentiranno quindi una regolazione remota del livello dell'acqua in base appunto alle previsioni meteorologiche e all'impostazione della gestione dell'acqua. Il progetto Resilio si basa su 5 anni di ricerca e di sviluppo di tecnologie per avere appunto i tetti verdi e blu, realizzati anche da molti dei partner di questo progetto. L'altro elemento molto significativo è che i quartieri per l'installazione dei tetti blu e verdi sono stati selezionati sulla base proprio dell'elevato rischio di inondazione o di danni a cui sono sottoposti durante le acquazzoni. E l'altro elemento significativo è che la scelta del comune di Amsterdam, della città di Amsterdam, è quella di impiantare, inserire questi tetti, almeno 8.000 metri quadri di tetti intelligenti, dei 10.000 totali che si diceva poc'anzi, di installarli appunto sulle case degli alloggi sociali in affitto. Quindi gli inquilini in qualche modo saranno informati e coinvolti ed è appunto previsto anche una sovvenzione chiaramente da parte del comune per le società che si occupano appunto di edilizia popolare. E non solo appunto gli inquilini di queste abitazioni ovviamente beneficeranno dell'effetto prodotto, proprio perché abbiamo detto si andrà a creare questo effetto raffrescamento grazie alla presenza appunto dell'acqua nella parte sottostante, la parte vegetativa, ma comunque
comunque gli effetti complessivi attesi e porteranno beneficio più ampio alla comunità, perché avranno un effetto generale di riduzione del calore urbano, ma anche di riduzione del consumo di energia a livello degli edifici, nonché di regolazione degli straripamenti delle fogne e di inondazione quindi anche del contesto urbano. E ovviamente poi non da ultimo, come capite, si andranno a generare nuovi spazi urbani verdi, andando ad aumentare la biodiversità appunto del contesto cittadino e complessivamente quindi il benessere e la qualità appunto dell'aria e delle comunità. E per verificare l'impatto del progetto ci sarà poi un piano di monitoraggio stabilito con studi in ambito sociale, fiscale, idrogeologico, di adattamento appunto climatico e di risparmio energetico. Quindi si andrà a costruire un piano strutturato per il monitoraggio dei KPI e per verificare l'efficacia dello stesso. Bene, veniamo all'ultimo argomento del nostro incontro. E vale a dire, andiamo insieme a comprendere quelli che sono i risultati attesi e gli ambiti di confronto che si svilupperanno appunto attraverso la partecipazione territoriale e da cui poi sarà possibile identificare obiettivi e azioni che comporranno la strategia regionale di sviluppo sostenibile. Con particolare riferimento al cambiamento climatico, e il punto centrale chiaramente riguarda la comprensione che i cambiamenti climatici rappresentano un fenomeno globale con effetti però appunto a livello locale. L'abbiamo visto anche attraverso i nostri esempi. Si tratta di effetti che non sono più isolati o isolabili e le conseguenze spesso sono molto gravi. E le principali strategie sui cambiamenti climatici riguardano quindi, come abbiamo inteso anche da quanto ascoltato fino ad ora, sia la mitigazione per la riduzione delle emissioni climateranti, ma anche l'adattamento agli stress indotti appunto dal mutamento delle condizioni climatiche, che è un mutamento lento ma inesorabile. E ridurre le emissioni di gas a effetto serra di per sé non basta, è fondamentale ma non basta, e ci sono impatti appunto del cambiamento climatico che comunque ci stanno colpendo, lo vediamo spesso appunto con le piogge intense a cui il nostro paese è sottoposto e che quindi in qualche modo ci chiedono di valutarne gli effetti negativi per l'ambiente ma anche appunto per l'economia e le società e andare in qualche modo a identificare delle possibili strategie appunto che rendano il territorio più resiliente anche rispetto a questo fenomeno. Ecco, venendo quindi a quelli che sono i risultati chiave che la strategia regionale di sviluppo sostenibile marchigiana intende perseguire, in particolare appunto gli obiettivi sono tre. La difesa della qualità dell'aria da inquinanti e da gas climalteranti, la gestione delle risorse energetiche, idriche e del suolo, e la gestione delle conseguenze del cambiamento climatico, tanto sui sistemi produttivi, chiaramente, a partire da quelli tradizionali, quanto sulle comunità, assicurando il superamento di ogni forma di discriminazione e la salvaguardia del patrimonio culturale delle comunità. Quindi su questi tre macro obiettivi la regione chiamerà appunto al confronto gli stakeholder del territorio e in particolare per individuare appunto i temi su cui trattare le azioni da mettere in campo, diversi sono appunto gli ambiti di riferimento per ciascuno di questi tre macro obiettivi. Con riferimento alla difesa della qualità dell'aria da inquinanti e gas climalteranti, ovviamente il primo tema è quello dell'aria stessa, quindi la capacità di controllare il livello delle emissioni totali nell'aria prodotte dalle diverse fonti, che siano il traffico, il riscaldamento domestico, le attività produttive, eccetera. Quindi questo sarà un primo ambito di confronto e discussione per capire quali possono essere le azioni e le soluzioni più adeguate. Ma anche il tema dei trasporti, quindi la possibilità di favorire soluzioni di trasporto pubblico e di incentivare ovviamente il trasporto pubblico rispetto al mezzo privato. E poi le attività industriali, favorendo cioè quelle attività che abbiano un minore impatto. Non da meno e non da ultimo, ovviamente, si tratta anche di ragionare di agricoltura, zootecnia, foresta e sviluppo rurale, quindi di tutto quel comparto produttivo tradizionale, favorendo però anche qui dei processi di modernizzazione delle attività agricole e zootecniche che siano in qualche modo meno inquinanti, quindi per favorire anche qui un processo trasformativo che renda queste attività meno impattanti dal punto di vista climatico e atmosferico. Poi il tema, dicevamo, è l'obiettivo di gestione delle risorse energetiche, idriche e del suolo.
In particolare significa trattare di acqua, ovvero capire e adeguare i sistemi di approvvigionamento e di gestione delle acque per prevenire da una parte la siccità, il fenomeno sempre più frequente nel nostro paese, e dall'altro invece il tema dello spreco della risorsa idrica. L'altro ambito ovviamente è quello dell'energia, in particolare con l'impegno a promuovere e a ridurre i consumi energetici, incrementando l'attivazione e la produzione di energie rinnovabili, al posto chiaramente di quelle a carattere tradizionale. E poi il tema della gestione del suolo, cioè a partire dalle misure di adattamento per la difesa del territorio mediante interventi di messa in sicurezza delle aree, soprattutto in dissesto idrogeologico. L'ultimo, diciamo, ambito di impegno, quindi l'obiettivo a tendere, è quello della gestione chiaramente delle conseguenze del cambiamento climatico. E per ragionare appunto di questo obiettivo, diversi sono i temi che andranno trattati. Così, ad esempio, la società, ovvero contribuire, insomma, a fornire servizi di assistenza per gli anziani non autosufficienti e ridurre anche le diseguaglianze in materia di salute, anche aggravate dai fenomeni di cambiamento climatico. Pensate ad esempio al tema delle ondate di calore in città e di cosa può generare questo tema rispetto appunto alle fasce più esposte della popolazione. E poi il tema dei pericoli naturali e quindi prevenire e mitigare il dissesto del territorio attraverso adeguate opere di difesa. Un altro tema è quello legato al paesaggio, ovvero il monitoraggio degli effetti del cambiamento climatico sul paesaggio, in particolare sulle aree fluviali, nelle montagne, e quindi operare per abbassare l'impatto ambientale su queste stesse. Altro ambito, gli insediamenti, quindi il progettare aree urbane in modo da ottenere spazi pubblici di qualità e compatibili con quella che è, ad esempio, tutto il tema della mobilità dolce, quindi non solo trasporti green, ma anche l'incentivazione dell'uso della bicicletta piuttosto che appunto percorsi pedonali. E poi il tema del turismo, ovvero andare a capire come si possa ridurre l'impatto appunto generato dal cambiamento climatico sulle attività turistiche stagionali, andando a individuare nuove soluzioni, nuovi modelli di servizio che possano in qualche modo portare ad una riconversione, ad esempio, del turismo montano anche per attività di tipo diverso che possano avere appunto continuità in altre stagioni. Questi quindi gli ambiti principali, ovviamente non esaustivi, su cui gli stakeholder saranno chiamati a confrontarsi con la regione per andare ad identificare appunto gli obiettivi comuni, nonché giungere alle azioni e agli strumenti che costituiranno poi la strategia regionale di sviluppo sostenibile. Con questo io vi ringrazio ancora per la partecipazione al webinar di oggi e vi do appuntamento al prossimo webinar che andrà invece ad approfondire il tema dei servizi ecosistemici e della biodiversità, che è al centro della scelta strategica C della Regione Marche. Ancora grazie a tutti per la partecipazione e arrivederci.